credo che, l'ho detto ieri all'inaugurazione, non era scontato essere qua oggi, abbiamo faticato per esserci, il mondo della nautica ha vissuto delle divisioni importanti che io spero possano rientrare nelle prossime settimane, ci sono tutte le condizioni per farlo, perché questo è un salone che segna il giro di boa, è un salone che abbiamo sostenuto in modo importante sia politicamente sia finanziariamente come regione, è un salone che dai numeri ci dà una proiezione ottimistica del settore della nautica, che è uno dei grandi settori italiani, che non va visto solamente come un settore di lusso delle persone che possono permettersi una barca, è un settore dove si fa ricerca, dove si fa design, dove si coltivano le eccellenze italiane e quella manifattura ad alto valore aggiunto che è il segreto di ogni economia matura per continuare a crescere, soprattutto in Europa, quindi è un settore strategico non solo per Genova e la Liguria, è un settore strategico per l'Italia. Lo stiamo sostenendo in ogni modo, sono molto lieto che il presidente Maroni sia qua oggi a visitarlo, perché vuol dire che è un patrimonio non solamente della Liguria ma di quella Nord Italia industriale che è il vero traino di questo paese ed è il segnale di un rapporto ormai, come dire, consolidato e stretto, al di là del mio rapporto personale con Roberto, tra le nostre regioni che abbiamo costruito con fatica, credendoci dall'inizio, fin dalla campagna elettorale, e che sta dando ottimi frutti in tutti i campi, da quello della collaborazione economica, a quello dei trasporti, a quello della sanità, a tutto quello che la Lombardia, dove il centro-est governa da molti anni, è stata in grado di produrre in termini d'eccellenza. Come sapete, anche il Veneto si è aggiunto a un rapporto diciamo privilegiato che esisteva già tra queste regioni, quindi oggi le regioni di centro-est che governano su più di 16-17 milioni di abitanti, su una parte importante del nostro PIL, possono e vogliono dire la loro in termini di proposte, sia al governo, sia alla nostra parte politica, sia a tutte le istituzioni con cui normalmente dialoghiamo. Ma oggi è una giornata un po' speciale, perché ho voluto venire a vedere il salone e a confermare l'attenzione, l'interesse della Regione Lombardia perché il salone rimanga a Genova e si rafforzi, si consolidi, scomprando il campo da ipotesi, illazioni, di spostamento in altre sedi. Io credo che Genova sia il luogo ideale, giusto, per fare il salone italiano. E poi Genova per noi è il nostro sbocco al mare della Lombardia. Nel retroterra, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, c'è tutta la logistica italiana e per noi Genova deve diventare il porto di approdo. Se pensiamo che l'80% delle merci che arrivano in Lombardia e in Piemonte arriva da porti come Rotterdam e non da Genova, dobbiamo cambiare questa situazione. Quindi investire su Genova, investire sui collegamenti rapidi, veloci con Lombardia e Piemonte è fondamentale.